Passo dopo passo, zampa dopo zampa, il progetto Rispetto e Decoro di MTB Race del Comune di Subiano ha preso forma in tutte le sue parti. Un progetto nato dal disagio di alcuni genitori nel vedere i figli che utilizzano una carrozzina per muoversi tornare a casa con le mani sporche di quella che si chiama cacca. Poi, se vogliamo, possiamo anche chiamarla ricordino dei cani, bisognino dei cani, ma la maglietta del progetto è ben chiara. Ora è la giornata dell'installazione dei cartelli, che ricordano che Subiano ama i cani e i proprietari responsabili, che però devono raccogliere le deiezioni dei cani. Tanti cartelli, lungo il classico giro dei sottopassi che abitualmente molti compagni a due e quattro zampe fanno ogni giorno. Ora ci si affida ai bambini, che abituati a sentirsi dettare regole e buoni comportamenti dagli insegnanti, dai genitori, possano questa volta essere loro a ricordare le regole grandi. Raccogliamo i ricordini, che non sono ricordini piacevoli da toccare con le mani, per chi per muoversi ha bisogno di una carrozzina, per le mamme che spingono i passeggini e al rientro a casa devono pulire le ruote, per chi deve pulirsi le scarpe per non portarsi dietro e in casa quello che ha fatto diventare una giornata da piacevole a sgradevole. Decoro e rispetto non solo per l'ambiente, ma anche perché la vostra giornata sia una giornata inclusiva. Decoro e rispetto è un progetto perché Subiano ama i cani ma ama anche i proprietari responsabili, quindi per fare sì che un gesto sia veramente differente credo che sia un percorso sociale non soltanto di decoro urbano. No, decisamente è importante questa iniziativa per il decoro urbano, ok, ma anche per far vedere i bisogni delle persone che passeggiano nel territorio e quindi l'importanza di insegnare ai bambini, ma anche in modo particolare agli adulti, a raccogliere quelli che sono i rifiuti dei nostri animaletti è fondamentale, decisamente. È un discorso proprio per educare il cittadino al rispetto dell'altro, a quelli meno fortunati, ma anche ai fortunatissimi, perché pensiamo anche alle mamme con il passeggino, la carrozzina, che si ritrovano a passare in zone dove le ruote poi si portano a casa dei ricordi che non sono piacevoli. Credo che sia un'iniziativa fondamentale ed è bello che l'amministrazione comunale sia collaboratrice in questo, sia sempre presente e attenta a quelli che sono i bisogni ma anche le proposte, perché l'iniziativa è partita proprio dal cittadino, dal paesano che ha espresso questo desiderio e si è preparato per far sì che arrivi a tutti, partendo proprio da questi bellissimi canini, da questi bambini che hanno in collo il loro cucciolo e che insegneranno a noi grandi ad essere un po' migliori. Senti, a scuola com'è andata quando sono arrivati gli osicini? Bene. Sì, molto. Quindi i bambini sono stati contenti anche nella tua classe? Sì. Una bella festa, dobbiamo dire, quando vi è stato letto anche questo messaggio che è arrivato anche dal sindaco. Sì. Come si chiama? Rubino. Tea. Sono bravi e voi siete bravi, i genitori sono bravi, fanno attenzione a raccogliere tutto? Sì. Sì, sì. Perfetto. Adesso andiamo a sentire invece un babbo, Aldo.
Aldo, tu sei un po' grandicello, ma i tuoi figli naturalmente fanno parte di questo gruppo di giovani che devono insegnare a voi grandi, no? Certamente, parte sempre dai più giovani, questo è importante, avere questa sensibilità fin dalle scuole, è importante quello che hanno fatto le associazioni nei rapporti con le scuole per poter proprio indicare ai giovani, ai ragazzi, ai bambini fin da piccoli, che poi trasmettono questo loro sapere ai genitori per poter appunto avere la sensibilità di oggi pomeriggio e questa iniziativa. E poi come tante altre, parte sempre dai giovani, dei giovani essere sensibilizzati e i giovani faranno da scuola noi genitori. E adesso mi domando, MTB Race, in questo caso insieme a Roberto Russo, Roberto, e insieme a Francesco Belardi che prende in collo Odino, e quindi vediamo un po' questa partenza importante proprio per questo percorso che inizia a questo punto. Ci sono i cartelli a questo punto, non si può più sgarrare. No, ora ci sono i cartelli, non avete più scuse, quindi mi raccomando, perché vi terrò d'occhio a tutti quanti. E sapete tutti quanti che l'occhio magico di Roberto Russo non scherza in questo caso, vero? No. Fare il selfie con chi si fa fare le cacche. Farò il selfie con chi lascerà la cacca del cane e poi sono selfie vostri. Allora, MTB Race insieme a Francesco Belardi, ideatore, credo che oggi sia coronamento, no? I ragazzi che hanno già l'ossicino, quindi che vanno in giro. Il primo è stato Dino, Viola, naturalmente. Ma vedo che sono diversi, Viola. Tu e Rosa. Sì. Allora qui non c'è un cuore Viola, eh. Ah, ecco. Io posso fare con tre donne in casa, anche l'ossicino ci vuole Rosa, purtroppo. Senti, quindi a parte il Brescia Bike che adesso vi coinvolge in un altro percorso che è quello del nostro ambiente comunque, sempre, però ecco l'MTB Race è proprio sensibilizzato anche da Francesco Belardi, poi insieme all'amministrazione è riuscito a concludere questo progetto. Sì, dai, come concludiamo tanti bei progetti, anche questo ci faceva piacere farne parte. Io anche perché faccio parte dell'MTB Race ormai da anni, sono stato anche presidente fortunatamente per tirare avanti questa bella associazione, e comunque vada, mi sento anche coinvolto perché chiaramente anche io ho la figlia con le stesse problematiche di Roberto, e comunque vada, abbiamo accolto bene questa iniziativa e l'abbiamo portata in fondo e ci è riuscito fortunatamente. Odino ha accolto bene l'iniziativa, sta usando bene il suo ossicino con il suo padrone. Odino, fortunatamente io, diciamo, sono un neofita dei canini, Odino è il primo animalino che ho il piacere di avere con me, però mi sono subito reso conto di questa problematica e oggi è una grandissima soddisfazione riuscire ad arrivare a attaccare un semplice cartello. Sono piccoli gesti che messi tutti insieme penso che facciano solamente bene. Siamo una piccola comunità con un grande cuore e queste situazioni qua non fanno altro che inorgoglirci, ecco. Cultura tutto tondo, anche l'assessore alla cultura proprio del comune di Studiano è presente, non ha un cagnolino, beh, bisognerà provvedere a questo punto, non lo so, comunque sia l'amore per i nostri piccoli animalini è tanto e ci saranno magari anche l'occasione di fare iniziative proprio per loro, no? Dal punto di vista culturale. Assolutamente sì, è un filone che è stato già intrapreso alcuni anni fa, mi ricordo a margine anche della stessa festa di fine estate erano state fatte delle iniziative appunto per i nostri amici a quattro zampe, magari ci sarà l'opportunità anche di poterle riprendere adesso in un sistema che va, speriamo, verso una graduale riapertura generalizzata. Adesso però è importante che adesso qui è il messaggio oggi diverso, il messaggio che un gruppo di amici, mi piace chiamarlo così, sta portando avanti e a cui abbiamo aderito con vero piacere. Quindi adesso quello che è importante è cercare di sensibilizzare ancora di più chi naturalmente vive questa è la nostra realtà, chi come noi da cittadini quali siamo tutti noi passa queste strade e si trova comunque ad avere dei messaggi che in qualche modo riescono a spronare quantomeno la coscienza, quindi diciamo lavoriamo su questa cosa qui che è la cosa più importante. Anche questo a suo modo è un po' fare cultura, ecco così. Specie si è fatto tu Marisa, distratta verità, tenimmi già così, anime. Parola.
così.